sono nato qui nella frazione di Argenta del comune, precisamente a San Biagio. Ma io praticamente dall'età, diciamo, dei primi 15-16 anni che seguivo un ragazzo di San Biagio che ha iniziato anche lui a correre, che si chiama Tarroni Giordano. La mia grande passione è sempre stata appunto le moto e io non vedevo l'ora, ecco, di essere sempre in queste moto, in mezzo a queste moto, e così ancora tuttora le seguo perché è stata una delle mie più grandi passioni. Ma è difficile un po' spiegare l'emozione della motocicletta, prima un senso di libertà, poi sei da solo con questa moto che anche un po' il gusto della velocità, l'ebbrezza della velocità, le emozioni che ti dà, insomma, sono qualche cosa che da descrivere è un po' difficile, però insomma, andare soprattutto è la velocità che in moto ti gratifica. Ma io penso che accomunare i giovani sia questa passione, che indubbiamente ho visto in loro quello che anch'io ho iniziato quando avevo la loro età, e mi fa piacere vederli perché mi fa ritornare un po' indietro anche col tempo. È un po' di nostalgia, indubbiamente. La trovo stata una bellissima cosa, il motoclub quando me l'ha chiesto ho aderito con un grande entusiasmo, perché non c'era mai stato nessuno che aveva avuto questa idea, e anzi sono rimasto molto, molto colpito. È stata una cosa fatta bene, mi piace, bellissima, insomma, ecco, anche queste chiaramente creano emozioni, perché rivedere le tue cose del passato fa molto piacere, poi incontrando anche vecchie amicizie che ti fanno i complimenti, gratifica sempre. Ma le moto sono sempre stato qualcosa nel mio DNA, ascolto sempre con piacere questo rumore, nonostante gli anni che passano, vedo che è sempre piacevole, ecco. È una musica che, al contrario di tante altre, non smette mai, non mi stanca mai. Che accomuna al giorno d'oggi c'è poco, ci sono le ruote che sono sempre rotonde, ma girano molto più veloci di quelle di una volta. C'è stata un'evoluzione grandissima, vedere le moto, cioè si può paragonare la moto da strada al giorno d'oggi a quella che correvo io di tanti anni fa, e credo che anche se l'evoluzione da adesso andare in avanti sarà sicuramente minore, perché il grande passo è stato fatto negli ultimi 10 anni. La tecnologia è migliorata tantissimo e questo ha fatto in modo che le moto si guidano sempre meglio, però credo che il livello moto pilota, il pilota della moto conta ancora tantissimo. È molto più facile rispetto a una volta, però il pilota conta ancora molto, a differenza delle auto.